Bentornati sul canale, visto dal titolo, video empties, prodotti finiti. Il mio video, uno dei miei video preferiti da girare, perché proprio mi soddisfa, mi gratifica. Io una volta che ho svuotato questo astuccetto trasparente, vado a buttare tutto nella differenziata, più o meno, perché io la differenziata non la capirò mai, comunque. E mi dà soddisfazione, perché dico, bravo, adesso ti puoi andare a comprare qualcos'altro. Iniziamo subito, così non facciamo un video lunghissimissimissimo. Una miriade di deodoranti, perché ce ne sono tre. Il Borotalco Original nella versione mini size di 50 ml, quella spray nel... come si chiama questo? Insomma, quello vapo, che non è assolutamente il mio preferito. Adesso non ricordo bene, sono anni che io non utilizzo questo, infatti trovo la travel size solo da tenere nel beauty da viaggio, quindi questo l'ho finito e l'ho buttato. Insomma, lessi che non fanno bene, non tanto, cioè anche all'ambiente, però anche a noi. Adesso non mi ricordo bene, perché comunque una cosa che risale veramente a tantissimi anni fa ed è diventata una consuetudine non comprarli in full size. Comunque l'ho finito, mi piace il Borotalco, mi piace, e infatti ne ho un altro, che questa invece è la versione spray, quella senza alcol, che io uso praticamente sempre in inverno, perché a me d'inverno piace proprio il profumo del Borotalco, mi piace sentirmi borotalcata. Invece un altro deodorante, così abbiamo finito, è questo di Fitto Relax. Ve ne avevo parlato sul blog, trovo l'articolo, ve lo linko giù nell'info box. Sono i deodoranti certificati CEA, non hanno alcol, parabeni, sali d'alluminio, insomma ci sono tante varianti, sia spray così, e roll-on. Questa è la versione roll-on ed è la mia profumazione preferita, alla rosa centifoglia. Ok, non si sente più quasi niente, comunque è un profumo di rosa, ma non il classico profumo di rosa, è molto delicato, profumato, una rosa pulita, la possiamo definire rosa pulita, ed è uno dei miei preferiti. Adesso a seconda della giornata poi ho vari deodoranti, ce l'ho anche nella versione spray, però preferisco il roll-on. Trovo che l'efficacia dei deodoranti bio, quindi completamente naturali, sia un po' più ridotta, diciamo, nel tempo rispetto a uno che non lo è, e fra i vari pack trovo che questi roll-on siano più performanti. Comunque andate a leggervi l'articolo. Poi ho finito questo, che è un profumo per la lampada catalitica a combustione liquida, quindi la Lambergée. E non è della Lambergée, ma è di un altro brand che mi aveva... mi sa che me li aveva dati, insomma, mia mamma questi. Comunque si chiama Wold Domus Vivendi, ed è appunto il liquido che va bene per queste lampade, quindi le Lambergée e le... altre marche. Ha il profumo di agrumi, e infatti l'ho finito, perché ho finito tutti i profumi delle Lambergée che avevo in casa, infatti adesso li ho ordinati proprio oggi su Amazon, e quindi ho detto, vabbè, intanto prima di ordinarli finisco questi, così me li tolgo. Agrumi, ma non tanto agrumati, perché sapete che io non amo le profumazioni agrumate per niente. Questo è un agrumato molto molto delicato. Comunque in generale io preferisco i liquidi proprio Lambergée, mi piacciono le profumazioni calde, coccolose, gourmand, cioè la linea gourmand credo di averla usata tutta ed è quella che ricompro sempre. Ho finito un prodotto skincare, una delle tante acque micellari della Garnier, quella con il tappo rosa, resta sempre la mia preferita, è un'acqua micellare che mi piace un sacco. Mi piace, strucca bene anche gli occhi, anche se io utilizzo sempre il bifasico, però con questa mi trovo bene anche a struccare gli occhi, e poi il viso è veloce, rimuove tutto, insomma mi piace. Struccante bifasico, ho finito il Clarins de Maquillage, che io questo lo uso da tantissimi anni, è uno dei miei bifasici da profumeria preferiti. Questo, oltre a essere comunque un bifasico molto delicato, non assolutamente aggressivo, non vi lascia la patina oleosa, in più ve lo ripeterò all'infinito, perché è quello che mi porta sempre a ricomprarlo sperando in un effetto miracoloso, all'interno le proteine della seta, che sono anche appunto che hanno un'azione rinforzante sulle ciglia. Mi piace, credevo, l'ho ricomprato quando stavo usando il Paradise Ecstatic, non ne parliamo più di quel mascara,
perché non lo riuscivo a rimuovere con niente e quindi l'avevo riacquistato. Facevo fatica anche con questo, infatti stavo anche dubitando che fosse sempre lui. In realtà no, è sempre lui ed è uno sempre dei miei preferiti. La crema da giorno che vi ho fatto vedere nell'ultima skincare routine sulle creme viso è quella di Mediterranea, la Hydra Vis Plus Cream. Super idratante, protettiva, finita ragazzi, mi è piaciuta un sacco, vedete, finita completamente, un'ottima crema idratante da giorno, si assorbe facilmente, vi potete truccare subito dopo, mantiene l'idratazione della pelle durante tutta la giornata, quindi promossa. Poi non ha neanche un costo eccessivo, insomma, è anche interessante come prezzo. Comunque se andate a vedere, ve lo linko sempre sotto il video sulle creme, vi metto la playlist della skincare, ve ne parlo in maniera un po' più dettagliata rispetto adesso. Un altro prodotto skincare è il Clearly Corrective Dark Spot Solution, il siero antimacchia di Kiehl's. Come vedete, quello con la... con la pipetta. Anche questo lo trovate nella playlist, nella sezione, nel video sui sieri. È un siero uniformante con un'azione schiarente, quindi depigmentante. Devo dire che io l'ho usato e mi è piaciuto. Mi è piaciuto perché? Mi è piaciuta come consistenza, quindi l'utilizzo era molto, molto piacevole. Per un periodo l'ho usato sia mattina che sera, poi l'ho usato solo la sera. Tendenzialmente comunque lo usavo prevalentemente la sera, cioè la maggior parte delle volte, la sera sempre, a volte la mattina. Devo dire che ha un'azione uniformante che si nota, ma la domanda che mi faccio per dire lo ricomprerei o no è sempre messa a paragone con il Mission Perfection di Clarin, che è un altro siero che mi piace tantissimo uniformante. Finito questo, dico: Fede, quale dei due ricompreresti? Non ricomprerai questo. Comunque, andrei sempre sul Mission Perfection, che anche come texture è un po' più idratante, un po' più morbido, e questo invece era più siero. Vabbè, insomma, e non so se mi sono spiegata. Poi un ultimo prodotto di capelli, questa è la maschera della linea Phytomilesim di Phyto, ed è la maschera appunto della linea per capelli colorati, trattati, secchi. Mi è piaciuta, sì, è una buonissima maschera, molto molto districante, nutriente ma non troppo, nel senso che giusta, l'ho trovata molto giusta. Comunque la linea Phytomilesim mi è piaciuta tantissimo, ho usato lo shampoo, ancora in uso dei prodotti per lo styling, quindi comunque una linea che mi piace. Tutto il resto è make up tranne, oh no, il profumo. Ho finito un profumo, ho finito Angel di Thierry Mugler, la versione profumo per i capelli, che se avete visto i miei video sui profumi di qualche tempo fa, devo farvi un update, mi sa di sì. Questo è uno dei profumi che ho sempre amato, perché rispetto a Angel Eau de Parfum, parlo del classico, non di tutte le versioni che sono susseguite, però la versione classica, rispetto al profumo per i capelli, questo mi piace di più perché ha una punta di miele, cioè io ci sentivo, no, ce la sento ancora, una punta di miele, poi un ottimo, mi piace, a me le fragranze per i capelli piacciono perché sono più veloci da usare, durano un sacco sui capelli, voi fate così e si sente, quindi comunque mi piace tanto. E poi è tutto make up. Primo prodotto, Gimme Brow di Benefit. Questo, quando ve l'ho consigliato, mi avete scritto per dirmi: guarda Fede che l'hanno tolto. In realtà poi, quando sono stata da Sephora, chiesi appunto il perché ed era un problema di packaging. Comunque dovrebbe essere stato reinserito in gamma il gel colorato per le sopracciglia, quello che ha un po' di fibra. Comunque mi è piaciuto tanto. Te le mette proprio in posa. Infatti adesso che non lo sto più usando, che non sto usando un fissante per le sopracciglia, noto un pochino la differenza. Vabbè, lui... Un altro dei miei prodotti preferiti, il Radiant Creamy Concealer di NARS. Questa è la mini size nel colore vaniglia. Io ho sempre usato il vanilla e resterà sempre e forever and ever il mio preferito come colore. Un altro correttore, l'Instant Anti-Age di Maybelline, che ho usato. In realtà io questo, quando lo compro, non lo uso mai come correttore, ma lo uso come fondotinta super super leggero, comunque correttore da applicare su tutto il viso, perché nella zona del contorno occhi, quindi non lo trovo affatto performante, cioè non mi va mai a coprire, comunque non mi dà l'effetto che voglio io in quella zona lì, però su tutto il viso, per dare un velo di uniformità, perfetto.
matita sopracciglia di NYX, la brow pencil nel colore brunette. Questa è la matita micromina retraibile con il comodissimo la comodissima spazzolina per pettinarla, è una delle mie matite sopracciglia preferite. Ottimo rapporto qualità prezzo e ottima durata del prodotto, sia quando lo mettete che nel lungo periodo, cioè questa mi dura in una maniera decente rispetto a tutte le micromine matite sopracciglia che ho provato. Finita alla velocità della luce, credo che questa sia la prima volta che finisco così velocemente una matita labbra, è la Smashbox Always Sharp Lip Liner. Quella matita, il colore è Audition, che è un colore che mi è piaciuto un sacco. È quella matita che praticamente si autotempera da sola ogni volta che girate. Cioè, è finita. Non me ne capacito. È durata veramente poco. Non lo so se quanti grammi sono, non ho neanche controllato. Non c'è neanche scritto. Perfetto. Comunque, un giorno vado a metterla, io questa la tenevo sempre in borsa, in generale le matite labbra che uso di più le tengo in borsa, vado per mettermela e non c'era. E ho detto come, di già, tra l'altro un colore bellissimo, però se dura così poco o no, preferisco allora temperarle. Cioè. Due prodotti, ho finito un Fit Lip Twist in mini size di Sisley, sapete che questi sono i balsami labbra colorati preferiti, costano, ma sono dei prodotti ottimi, durano un sacco, comunque durano tantissimo perché ne basta poco, hanno quel rilascio sheer di prodotto, di colore, bellissimi, tanto belli questi sheer quanto i matte, meravigliosi. L'ultimo prodotto, e poi è finito, è questo. Questo è un mascara, sto cercando il nome, si chiama Opulent Iconic Black ed è il mascara di Gucci. No, Gucci continua a fare le borse, non i mascara. Finito, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati, l'ho registrato fino alla fine. Sì, perfetto. Beauty vuoto. Chiudo, vi mando un bacio perché sennò mi si riscarica la batteria.